prima il In the Mood for Show, ho voluto concentrare tutte le riflessioni sul concetto di spettacolare, di sensazionale, perché penso che sia un concetto e un'attenzione, un'attitudine creativa messa in luce in maniera particolare negli ultimi 20 anni, e quello che mi interessava era capire e riflettere sui vari modi, differenti modi in cui la spettacolarità viene vagliata. La ricerca di Damien Hirst, che per eccellenza è l'artista che ha lavorato e che lavora molto più sul concetto di spettacolare, di sensazionale, per continuare le sue ricerche, affondare le sue ricerche proprio su questo link tra vita e morte, come si evince dalle sue opere spettacolari, glam, ma molto intense e concettuali, e contrapporlo in qualche modo invece a chi, come Douglas Gordon, lavora sullo spettacolo, ne sottrae la componente spettacolare, sensazionale, e ne fa altro. I clip di Harmony Korine molto sporchi e soprattutto con questa capacità di Korine di lavorare su vari formati, riformulare nuovi orizzonti del visuale, come si evince ovviamente dai film Gammo e Julian Donkey Boy, ma anche soprattutto nei clip come Sunday con le musiche dei Sonic Youth, nel caso per esempio di Marie Antoinette realizzato da Coppola. In maniera particolare Marie Antoinette mi serviva come manifesto programmatico, se vogliamo, di questa idea di eclettismo spettacolare, nella maniera in cui la Coppola ha elaborato il biopic di Marie Antoinette, quindi la sovrana di Francia, ma rendendola e dilatandola come se fosse un enorme clip. Sicuramente rende questo personaggio così postmoderno di Marie Antoinette assolutamente diverso dalle altre biografie. Elemento della pop cultura, no? Per cui tutti questi artisti, artisti e registi e creativi in qualche modo, musicisti, scrittori, eccetera, che vengono di man mano raggruppati e mixati tra di loro, hanno come riferimento sostanzialmente non l'opera di altri artisti precedenti con i quali non hanno niente che partire, se non solo con Andy Warhol, ma soprattutto con l'opera d'arte, con la soap opera e altri vari reality show, come per esempio il caso di Phil Collins con il karaoke, e quindi con un mondo pop, neopop, post-pop, come vogliamo chiamarlo, in cui queste energie, queste sinergie vengono integrate, amalgamate per creare quello che è un prodotto differenziato, ma tipico della cultura.